Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inauguriamo un nuovo format del canale, ovvero provo il ristorante consigliato da X YouTuber. In questo caso, come avrete letto dal titolo, siamo venuti a provare il ristorante di sushi consigliato in uno degli ultimi video da Giovanni Fois. Visto che l'ha definito il miglior ristorante di sushi a Roma, siamo proprio curiosi di vedere come sarà. Vorrei ordinare i piatti su cui lui è rimasto maggiormente colpito nel suo video, così vedremo se anche noi avremo la stessa reazione. Mi raccomando, prima di iniziare a godere con tutte le portate che arriveranno, iscrivetevi al canale se non siete iscritti ed attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi video che arriveranno. Soprattutto sostenete questo nuovo format con un bel like, così capirò che vi piace ed andremo a scovare tutti i ristoranti consigliati da tutti gli youtuber per vedere cosa ne pensiamo io e Christian, data la nostra minima esperienza nell'ambito della ristorazione. Giù nell'info box inoltre trovate link per seguirmi nel mio secondo canale ASMR. È uscito già il primo video, lo trovate, quindi mi raccomando, correte giù nei commenti per farmi sapere cosa ne pensate, sono troppo curiosa. Ed inoltre troverete tutti i link per seguirmi su Instagram, su TikTok e su Twitch. Sono in live dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Ci tengo a fare una precisazione: naturalmente questa serie, come quella in cui mangio per 24 ore come X YouTuber, nasce per puro divertimento e semplicemente per provare nuovi ristoranti a cui magari non saremmo mai arrivati per scelta nostra. Ovviamente ci tengo anche a specificare che se ci permettiamo di dare qualche valutazione in più o di fare un commento aggiuntivo è semplicemente perché io e Christian abbiamo un'esperienza più che decennale nella ristorazione, visto che anche per motivi lavorativi passati eravamo praticamente sempre a cena fuori ed abbiamo avuto modo di girare tantissimi ristoranti. Perciò ovviamente il nostro palato con il tempo è cresciuto. In più metteteci anche che io ho una grande passione per la cucina. Riguardo Fois, si è avvicinato al mondo della ristorazione da quando ha aperto il canale YouTube, quindi se lo seguite e siete appassionati dei suoi video, non prendetela come una critica nei suoi confronti, è semplicemente come per la vecchiaia, abbiamo più esperienza e vi possiamo dire le cose in modo più completo. Tra qualche anno ne saprà molto più di adesso, come è normale accada nella vita di tutti. Arrivato al primo piatto, guardate che spettacolo! Tempura di nido di capesante. Wow! Spettacolare, la presentazione bellissima, l'amore è cedere la capasanta più grande al proprio uomo. Buona cenetta amore, auguri. Siamo venuti a provare il ristorante di sushi migliore di Roma il giorno dei nostri 6 anni e 4 mesi. Per essere avvolto in pasta kataifi è piacevole. Dobbiamo ammettere che non siamo amanti della kataifi o molto spesso non riesce a valorizzare il prodotto. In questo caso con la teriyaki, che comunque conferisce dolcezza, in più la maionese piccante, il contrasto è davvero perfetto. Come seconda portata abbiamo la Amalfi Roll, ovvero salmone, branzino, lime, tocchetti di arancia, salsa ponzu e pistacchio. Wow! Procediamo all'assaggio. Ti dà una sensazione molto di freschezza in bocca. A mio gusto, non so il tuo amore, però non mi fa impazzire questo. È molto neutro come sapore. Esatto, molto neutro. Molto. L'arancia tende a coprire il sapore del salmone e del branzino, che di per sé hanno già un sapore abbastanza delicato. Nel complesso piacevoli. Ovviamente stiamo parlando di una qualità di pesce elevata, perciò è buono per forza. Però ovviamente sapete che noi andiamo a cercare il pelo nell'uovo proprio per garantirvi la scelta migliore che possiate fare. Provo ad assaggiarlo senza l'arancia sopra. Provalo senza l'arancia, in modo tale che assapori bene il pesce, poi completi il boccone con l'arancia. In questo caso lo trovo più piacevole. Nel complesso buono, naturalmente non mi sento di bocciarlo, però neanche di promuoverlo a pieni voti. È un piatto sicuramente che se prendete vi gustate, vi mangiate ed è piacevole al palato. Sono altri piatti magari da dover provare. Esatto, già la capasanta
Sfiziosa, non si trova dappertutto, quindi esatto. È un piatto da ordinare. Continuiamo con dei nigiri di ventresca di tonno. Abbiamo da poco assaggiato la ventresca super grassa e come sapete noi il tonno sentiamo un po' se questo ha qualcosa di speciale, se è proprio lui quello che ha assaggiato in Giappone. Non è che ci abbiamo qualcosa contro il tonno, eh? Noi speriamo di trovare un tonno che ci faccia impazzire. Almeno ha un sapore. Io a questo non riesco a trovare un retrogusto. Come morbidezza l'altro che avevamo preso era un burro. Si scioglieva in bocca. Proprio... Questo è più questo consistente è un... sotto i denti. Piacevole, questo devo dire è approvato. Almeno è il primo tonno che assaggiamo, amore, che ha un sapore. Sì, ha un sapore, sì. Almeno sa di mare, quantomeno. Mi rimane proprio il sapore del mare in bocca. Esatto. Buono. Passiamo a questa meraviglia. Abbiamo il salmon lounge, ovvero tempura di fiori di zucca avvolti con salmone scottato e Philadelphia. Wow, spettacolari! Il fiore di zucca eccezionale, con la maionese piccante eccezionale. Buono, molto buono. Mi piace molto la cremosità data dal Philadelphia. Il salmone si sente e la maionese piccante ci sta benissimo. È molto piacevole questa croccantezza, sì, del fiore. Mm-hmm. Guardate un po' cos'è arrivato, ma quanto è bello questo piatto. Quando l'ho visto nel video mi ha colpito da subito. Adoro le bento box giapponesi e questo mi ricorda proprio il classico mood giapponese, che hanno tutto disposto in maniera perfetta. Veramente bello da vedere questo piatto. Qui abbiamo gambero rosso di mazzara, sashimi di ricciola o di branzino, idem qui, o branzino ricciola suppongo, uova di salmone, zenzero, wasabi, così finalmente lo proviamo. Gli scampi non ce li aspettavamo, ventresca di tonno e qui del sashimi di tonno normale. Peccato che non sia arrivato il sashimi di salmone. Volevo provare il salmone in purezza, casomai dopo ne ordiniamo una porzione. Qui abbiamo due nigiri con gambero rosso di mazzara, salmon jo flambé, non so se riuscite a vedere. Beh dai, un po' il blu della fiamma con la luce spenta si vede, è bellissimo. In questo modo si flamba il salmone che avvolge i jo, ovvero i gunkan. Se vedete che non si sta cuocendo da una parte, vi basta roteare un po' il piatto per far andare la fiamma da tutti i lati del gunkan. Altra portata, nigiri con capesante. Questo non lo trovate in menu, però visto che Foyce ha detto di aver assaggiato i nigiri con le capesante e ha detto che battono addirittura i nigiri dei gamberi rossi di mazzara, siamo proprio curiosi di vedere se siamo d'accordo. Oltretutto Giovanni ci deludi che non utilizzi il wasabi. Buonissima. Si scioglie in bocca. Devo essere onesta, questo è il miglior nigiri di capesante che abbiamo provato in tutta la nostra esperienza nei vari sushi provati finora, perché spesso nel mix di nigiri ci sono capitate le capesante, ma avevano una consistenza molto più duretta. Questa si scioglie in bocca. E un burro. Fantastica. Per me non c'è storia, vince 10 a 0 il gambero rosso di mazzara. Ma che cremosità! Il wasabi devo dire è molto buono. Adesso non so se tutti gli altri sashimi, diciamo, sono uguali, però sto notando che questi sashimi hanno tutti una consistenza un po' più duretta. È vero, sono belli i sodi. Scusate se prima non vi ho mostrato l'altro, ma mi sono dimenticata. Come sapete, di fronte al sushi Fabiola non capisce più nulla. Buono. Poi con il wasabi è tutto di buono. Fai amore, fai l'impavido, assaggiali pure. Sono particolari, esplodono in bocca. Tipo pallone. C'è amore e odio con le cura. Hanno come un involucro di pellicina, poi la mordicchiate e vi esplode in bocca. C'è questo liquidino che sta proprio di mare. Lo amo in alcuni contesti, non sempre. Ecco, mangiate così da sole, una ne posso mangiare, tutte no.
Il colore è stupendo. Rimaniamo sempre sul fatto che il tonno è molto neutro come sapore, quindi andrebbe veramente accompagnato sempre con qualcosa. Però devo dire, tra tutto il tonno provato, questo forse è quello che mi soddisfa di più al palato. Qui abbiamo la ventresca di tonno. Questa è proprio buona. Devo dire, questa ventresca di tonno è veramente buona. Buonissima. Se volete provare la ventresca di tonno, finora vi possiamo dire che la migliore è questa. Ci manca solo Zuma, penso, tra i più popolari di Roma. Sì. Passiamo ora al gambero rosso. Qui non era stato tolto l'intestino. Ragazzi, come il gambero rosso non ce n'è proprio, ma ha questa cremosità. Poi il sapore è talmente delicato ma molto specifico allo stesso tempo che è inconfondibile. Qui abbiamo i jo di salmone scottato con all'interno tartar di salmone piccante. Miglior presentazione dei sushi in cui siamo stati a livello di Gunkan. Caviale non pervenuto, o hanno fatto delle sfere di tartufo, o magari oltre al caviale c'era anche del tartufo grattugiato. Buonissimo. Peccato che il gambero rosso si è perso completamente. Il tartufo, avendo un sapore così prorompente, ammazza completamente il sapore del gambero rosso. Wow, tutto salmone, ragazzi. Questo è veramente buono, avvolgente. Ricorda il salmone affumicato. Buonissimo. È arrivata l'ultima o forse la penultima portata, anche perché non ci ricordiamo se gli abbiamo ordinato tutto. Questo è un gamberone giapponese. Visto che era finito un piatto che avevamo ordinato, ci hanno consigliato questo, anche perché è una novità del menù. Quindi siamo più che lieti di assaggiarlo. Soprattutto dopo aver provato il gambero rosso di Mazara, saremo ipercritici. Andiamo a provare. La carne in sé del gamberone è talmente neutra che tutto il sapore lo conferisce la salsa, quindi se proprio dovete scegliere, naturalmente gamberi rossi di Mazara tutta la vita. Arrivato probabilmente l'ultimo piatto della serata, ovvero remida, quindi tutto il roll con oro intorno, e poi capri, ovvero un roll con gambero in tempura, datterino, capasanta, gambero rosso e uova di pesce. Wow! Capri è una loro invenzione. La capasanta mixata al gambero in tempura, al pomodorino, al gambero rosso. Sta è armonico. Benissimo. Sì, molto buono. Il pomodoro che noi amiamo ci sta divinamente. Qui abbiamo remida, ovvero ripieno di salmone, fuori oro. Sopra abbiamo una tartare di gambero rosso e sopra ancora della pesca bianca, la mia preferita, e uova di pesce. Cenetta finita, non abbiamo fatto in tempo a prendere il dolce perché ci siamo messi a chiacchierare con i proprietari e quindi il tempo è volato, poi ci conoscete. Abbiamo un po' la nomea di essere dei chiacchieroni e di far chiusura del locale, quindi anche oggi ci siamo fatti riconoscere. Questo è lo scontrino, totale abbiamo speso 120 euro. Se voi cercate su TripAdvisor, essendo un partner di The Fork, vi dice subito se ci sarà un eventuale sconto. Come sapete, noi non siamo alla ricerca dello sconto, però quando c'è, perché pagare a prezzo pieno se effettivamente c'è la possibilità di prendere le stesse identiche cose ad un prezzo inferiore. E quindi ecco qui che quanto ci è stato tolto: 30,50 euro. Volevamo consigliarvi, insomma, di venire tramite The Fork
ed oltretutto sono molto carini, perché non ho capito, ma se andate sul loro sito, non gli sembrava giusto applicare lo sconto solo per quelli che ordinavano tramite The Fork, quindi se non ho capito male, 2 giorni a settimana applicano lo sconto a tutti coloro che vanno al ristorante, anche se non sanno effettivamente che ci sia questo sconto, quindi veramente carinissimi. Conclusioni finali: è un ristorante effettivamente da consigliare? Direi proprio di sì. Alcuni piatti sono stati più neutri, però comunque se avete guardato il video avrete capito quali ordinare, quali magari lasciare per ultimi se proprio avete ancora fame. Purtroppo, come vi stavo accennando, i dolci non li abbiamo assaggiati, però sicuramente ci sarà occasione di tornare. Il nostro giudizio varrà solo sul promosso o bocciato. Non diremo se effettivamente è il miglior ristorante di Roma, se è il peggiore, se è mediocre. Questo starà a voi capirlo continuando a seguirmi sul canale. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che arriveranno. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!